È via Sestri il cuore dello shopping, non solo sestrese, ma del ponente genovese. È qui che i giovani si incontrano per fare le vasche, conoscere nuovi amici e dove approcciano le prime uscite. I più grandi lo facevano da ragazzini e lo fanno tutt'oggi nel tempo libero. Addocchiano le vetrine dei negozi, sempre più globalizzati, e si fermano a fare due chiacchiere davanti a un caffè, nel bar dove magari ci si frequenta e ci si incontra da anni. Sono tantissimi i bar di Sestri, ognuno pronto a dare qualcosa di diverso per mantenere la propria clientela e fidelizzarne nuova. Un punto di riferimento per molti sestresi è il Pit Stop, il vecchio chioschetto di via Sestri, che negli anni ha saputo rinnovarsi e tenere duro, ed è proprio Davide Trichilo, gestore del caffè, che andremo a conoscere. Mio papà aveva preso questo chiosco nel lontano giugno 1983 e da allora abbiamo sempre cercato di apportare delle migliorie. Siamo riusciti nel 2002 a fare un ampliamento, un primo ampliamento, e nel 2012 a ottenere un secondo ampliamento. E inizialmente c'erano mio papà e mia mamma che lavoravano, poi ho iniziato ad aiutarli da molto giovane anch'io, e a oggi mandiamo avanti l'eredità di famiglia. Il primo ampliamento è stato un po' più tribulato, il secondo, devo dire la verità, abbiamo avuto la fortuna di confrontarci con gente un po' più elastica e non è stato difficoltoso riuscire a ottenere permessi avuti, ecco. Ma cerchiamo di garantire innanzitutto, vabbè, per quanto riguarda il mattino, tutto quello che concerne colazione e caffetteria in genere. Siamo poi, offriamo tutto un discorso di tavola fredda per cercare di andare incontro alle esigenze di chi è in giro per lavoro o per necessità della pausa pranzo, fino ad arrivare poi a un aperitivo serale per chi ancora oggi riesce a permetterselo. Per il Pit Stop oggi la cosa più ambita sarebbe riuscire a ottenere qualche permesso per mettere qualche tavolino fuori, una piccola porzione esterna è quello che oggi manca. Quali sono gli impedimenti? L'impedimento purtroppo è burocratico, nel senso che a oggi sono un po' restii a concederlo per una questione di, in troppi anni non vogliono darti troppi permessi fondamentalmente, quindi devi aspettare un po' le tempistiche. Perché diciamo che tu hai già richiesto dei permessi. Esatto, il primo ampliamento, l'ampliamento che ho fatto, se oggi loro mi andassero a dare un secondo permesso, sarebbe ampliamento su ampliamento per loro. Ecco, perché in realtà il vostro, la vostra area sarebbe questa. Ecco, l'avete già utilizzato. Esatto. Per la copertura. Esattamente. Quindi ne servirebbe un ulteriore. Esatto, anche se logisticamente parlando non andreste a dare fastidio a nessuno, perché non hai negozi, non intralci nessuno, poi li metteresti attaccati, quindi sarebbe un arricchimento non da poco e un servizio in più, cioè, e mi permetto di dire, una potenziale offerta di lavoro per un giovane, perché sicuramente se hai più necessità di dare servizio inevitabilmente devi avere un sostegno in più. Quanti dipendenti hai attualmente? 4 dipendenti in più io e mio papà. Quindi al giorno d'oggi essere in 6 in un'attività non è cosa semplice. Difficile, molto difficile. Ecco, cosa dovrebbe essere migliorato nel panorama sestrese del commercio? Secondo me nel panorama sestrese del commercio tanto bisognerebbe ripuntare ad avere stabilimenti che funzionano intorno, senza decentrare come hanno fatto con ipotesi la collina degli Arzalli. E secondariamente non dovrebbero permettere alle nuove attività che aprono di abbassare la qualità del commercio di via Sestri, perché sennò da strada commerciale diventi una strada di quartiere.